campionato, dopo 2 settimane dalla vittoria di Genova, si torna in pista. Diciamo che la prima partita dopo la sosta il mese scorso non ha portato benissimo. Speriamo che questo mese vada altrettanto diversamente. L'anno scorso Milan-Juventus si vinse 2-0 in una partita che potevamo tranquillamente, io penso, vincerla 3-4-0. Fecero gol Tomori e Brahim Diaz, che si beve tipo tutta la difesa della Juve. Giochiamo per la prima volta con Mirante, perché Maignan è squalificato per quella cagata assurda che ha fatto contro il Genoa. Squalificato anche Hernandez, che se lui non esce con l'ammonizione ogni partita non è contento. E dal mio punto di vista, secondo me pesa molto di più l'assenza di Hernandez in una partita così piuttosto che quella di Maignan. Juventus che comunque dietro gioca con Gatti, Bremer e Rugani. Szczesny, che è un portiere che io adoro, perché Szczesny è un portiere che io adoro troppo, secondo me è il vero scoglio di questa difesa della Juve. Szczesny, ragazzi, è un portiere fenomenale. Lasciatelo stare, ragazzi, lasciatelo stare. Quando tifosi che non c'entrano niente in questa partita, e avete già capito a chi mi riferisco, dicono gemellaggio Milan-Juventus, dite di sì. Lasciate andare, dite di sì, basta. Non perdete tempo a discutere, dite di sì, basta. Di certo Pierluigi Parto non porta benissimo. Poi dopo di questo ci sarà la Champions League e lì rideremo, ragazzi, perché il PSG dovevamo vincere almeno con Newcastle, e questo l'ho sempre detto. Abbiamo buttato via un'occasione veramente assurda e speriamo di non pagarla. Attenzione a 2 giocatori in particolare. Uno è Rabiot e l'altro è Milik. Milik che come vice Giroud l'avrei preso subito. Milik che è sempre piaciuto anche quando era a Napoli, mostro. Inizia, ragazzi, Milan-Juventus, 9ª giornata di Serie A. Certo l'audio da Zon, 40 euro al mese. Madonna, ragazzi, ma che sole che siete. Io lo dico ogni live e mai mi stancherò di farlo: la pirateria rimane l'unico mezzo per poter guardare il calcio. Viva la pirateria! Ciao, Leao verso Giroud, che si incarta, ragazzi, angolo. Cioè, sentite che audio. Ma perché il cross basso? Perché? È 4 minuti che potevo anche nascere sordo. Sarebbe stata la stessa cosa, ragazzi. C'è un fallo qua che non esiste. Leao, Reinders vuole tirare, lo fa. È ovviamente in curva. Comincia il cecchinaggio dopo 5 minuti. C'era Pulisic, poteva anche provare a saltare un uomo, cosa che, tolto Leao, nel Milan evidentemente non riesce a fare nessuno, perché il giocatore può essere bravo quanto volete, poi quando veste questa maglia non sa più saltare l'uomo. Chukwueze era famoso per questo, manco lui. McKennie, tunnel. Milik, bravo Musah, bravo! Florenzi che si è preso il tunnel e va a chiamare la palla fuori. Cioè, stai zitto e corri, raga. T'ha messo le palle in testa, Weah, stai zitto e corri. Poi milanista dire che c'è Weah contro. Cazzo, brutto, eh. Madonna quanto è brutta Chiara Ferragni, ma che cazzo l'ha truccata Bocelli? A parte che non è mai garbata, però Chiara Ferragni, no grazie, mi prendo Dua Lipa. Però stasera è ancora più brutta del solito. Sì, fra, però il problema è che la Juventus col Milan ne ha perse tutte e 2 l'anno scorso, e la vedo dura che riesca anche quest'anno a perderci. È risparito l'audio. 40 euro al mese, bastardi ladri del cazzo. 40 euro al mese. Io spero che i diritti veramente ve li strappino davanti il muso. Leao su Gatti, è l'unico che veramente puoi, anzi devi superare in velocità, perché Gatti lo devi superare. Dentro ovviamente Giroud, sta arrivando anche Pulisic. Giroud, no, cosa ha preso Szczesny? Superazione del Milan. Cosa ha preso? Ve l'ho detto, ragazzi, ve l'ho detto. Cosa ha preso Szczesny? Poi non so se andasse in porta o no, ma ha fatto una parata della Madonna. Giroud come se l'è spostata. No, andava in porta, dritta, andava in porta questa. È vero che c'era anche lì Pulisic. Pulisic un metro più avanti e ribatteva in porta. Praticamente ha fatto la girata che fece nel derby del si è girato Giroud, ma dall'altra parte. Se si fosse dovuto girare come si è girato nel derby, questa la buttava in porta pacifica. Viva il pezzotto! Viva il pezzotto! Abbiamo sprecato un'occasione della Madonna. Vabbè, io qua non posso rimproverare niente ai miei, perché effettivamente ha fatto una parata da Dio. c'era anche a dire che l'abbiamo calciato addosso. Giroud ha fatto una cosa assurda. Il problema è che poi quando va a crossare tipo adesso Chiara Florenzi, Giroud si fa tremendamente anticipare, soprattutto sulle palle basse. Palla verticale a cercare l'inserimento. Oh, Kean, cos'è? Madonna, Calabria, bravo. Oh, che cazzo sta facendo Calabria? Che cazzo ha preso sta partita? Anticipo della Madonna su Rabiot. Praticamente Kean andava a porta da solo, gli ha dato un calcio alla palla, via. Calabria versione Napoli-Milan. Braccio di Pulisic, devo capire. Raga, ma ok, adesso che ve la siete presa con le mani di Pulisic, però cazzo, questo è petto a vita. Preferirei tirasse Locatelli, io sinceramente, Nota, ci fece gol Paredes lì, Juventus-Lecce. Barriera. Insiste ancora Kostic, madonna! Non di molto, ma tempo per calciare e ha provato. Raga, Mirante veramente mi ispira poca fiducia, ma poca, Cioè, Kostic che lascia uscire la palla per perdere tempo dopo 25 minuti è grave, Ragazzi, Leao veramente poca reattività. Cioè, o gli danno la palla sul piede ed è esplosivo, o altrimenti, ragazzi, quando gli passa la palla davanti e lui fa lo scatto per andarsela a prendere, rimane fermo. Onestamente parlando, con i piedi Florenzi è tutta un'altra cosa rispetto a Hernandez, perché per me ha più visione. È vero che però quando partono i contropiedi senza Hernandez si sente. Madonna, come gioca in 11 dietro il pallone sta Juventus, ragazzi. Non può, come può essere fallo questo? E due, ragazzi, tre con quella mano inesistente di Pulisic. Ma fischia tutto questo. Uno scureggia, fischia anche quello. Verso Rabiot con il petto, quindi l'apertura su Kostic che può provare a salire. Kostic verso Rabiot. Occasione Juve. Rabiot. Però ragazzi, anche qua loro due passaggi in porta, Se prendiamo gol, ragazzi, aspettatevi una Juventus con 14 uomini dietro la palla. Già ci stanno con 11 sullo 0-0. Percentuale di parate, perché è stato super priva qui, intanto messo giù Kean. Che succede, Kean? Rosso, cosa? Rosso per ciao. Ma ragazzi, un altro rosso. È il terzo quest'anno. L'Inter ne ha preso uno in 3 campionati. È il terzo. Tomori, ciao, e Maignan. No, il rosso è rosso. Cioè è rosso, punto. Però anche qui stesso discorso di Genova. La disattenzione, questi vanno via e tu o gli fai fare gol o prendi il cartellino rosso. Stesso discorso di Maignan. E cazzo! Locatelli verso Leao, c'è un fallo in attacco che sto bastardo fischia 40 secondi dopo! Meno male ha fatto entrare Calulu, che non manco pensavo fosse in panchina, pensate voi. La corsa di Rabiot che va a cercarsi questo pallone. È una traiettoria interessante, occhio a Rabiot, dentro ci sono Milik e Kean. O non lo tengono, McKennie. Un centimetro dal vantaggio la Juve, anche qui era stato perfetto nel tempismo, poi gli è mancata la deviazione decisiva, rivediamo. Madonna. Kean, giocatore del cazzo, si è procurato un cartellino rosso e ha dato un centimetro dal gol. Kean, ragazzi, insiste, va verticale, cerca Giroud. Florenzi, bella, Leao. E calcia addosso a Rugani. È incredibile, ragazzi, è incredibile. Calcia addosso a Rugani. Raga, si entrano Vlahović e Chiesa, è finita. Dobbiamo far gol e evitare il rosso. Nel primo tempo, ragazzi, quarta partita di fila dove non segniamo gol nel primo tempo. Io 2 domande me le farei, perché alla fine hai fatto un tiro in porta solo. Ci risiamo, ragazzi. Brutta situazione. Si inizia secondo tempo. Diamo in carica l'Apple Keyboard. Mano! Qua c'è un giallo. Se non dai giallo qui, e non lo dà, ragazzi. Cross che andava dritto in area. Mano così, se non è giallo questo, ragazzi, cos'è giallo? Fallo! Di UEA. Oh, un giallo! Abbiamo un giallo per la Juventus! Ale! Un giallo! Sì! E che cazzo! Entra Vlahović. Non volevo arrivare a questo momento sullo 0-0. Madonna, i rinvii di Mirante sono delle cose più brutte che abbia mai visto in vita mia. Toglie Kostic. Interessante, ragazzi, toglie Kostic. Interessante. Beh. Toglie anche Kean. Non male come cosa. Madonna, Mirante non azzecca un rinvio. Non azzecca un cazzo Mirante. Dentro Krunic, fuori Giroud. Bah. Jovic. Cosa? Okafor non ti piace proprio. Te l'hanno comprato. Hanno comprato un attaccante buono. Non lo usa. No, Krunic, cazzo fai? T'ha passato la palla. T'ha passato la palla Locatelli e tu gliel'hai ridata. Ma io non lo so. Ma che cazzo gioca a fare a pallone questo? Fallo tattico di Locatelli. Giallo, ma dove? Ma dove? Dove il giallo? Tutta da vivere, minuto 63. Occhio al movimento di UEA che ha ricevuto la cambiasso. Gira il pallone verso Locatelli. Locatelli, tiro, gol. E fa 1-0 Juve. 63esimo. Locatelli dopo 50 partite di digiuno in Serie A si sblocca e segna il gol dell'ex, sempre di 22 ottobre. Mamma raga, è meritato. Cioè, stesso discorso che faccio ripetutamente ogni volta: tu non importa come giochi, ti importa se giochi, perché possesso palla conta zero. Questo ha tirato da casa sua. Chi ha deviato la palla? Krunic. Questa palla penso andasse fuori. Bene, bravo Pioli, sei veramente un cazzo di genio. Mi spieghi cosa mi rappresenta Krunic in una partita così, che è un mese che è rotto? Cosa mi rappresenta Krunic? Già cosa mi rappresenta in generale uno come Krunic, più cosa mi rappresenta Krunic adesso. E ovviamente come casca qualcuno, fischia fallo. Ma io lo sapevo troppo. E questa partita finirà 1-0. Datemi retta, perché è quello che la Juve ha cercato tutta la partita. L'1-0 con deviazione, 11 dietro la palla, tiro a culo, gol. Perderemo 1-0. Cioè, tu sei una partita in bilico con la Juve, fa entrare Krunic e Jovic. Mi devi spiegare perché. Chi cazzo ti ha dato il patentino? Ovviamente che si abbassi la Juve. UEA 2-0. McKennie, meno male c'è piedi quadrati. Corpo all'indietro. Ci avete rotto i coglioni con queste palle alte, basta. Avete fatto 3 cross in 10 secondi. Rendetevi conto, Juventus avrà fatto forse 2 cross in tutta la partita, voi ne avete fatti 3 in 10 secondi. Rabiot, cross, McKennie. Chi c'è? Chi c'è a raccoglierlo? Qua c'è un fallo di Gatti su Leao. Giallo anche per lui. Non c'ho parole ragazzi. Calabria, Reinders. Krunic, Calabria. Bravo, non crossare. Può provare ad andare. Tanto la crossa. Ale. Palla fuori. Anzi Szczesny. Che lo mandate via Pioli? E c'è sotto a 0 sta partita, si deve togliere dal cazzo. Il Milan mette Chiesa e Luca Romero. Io non ne voglio sapere niente. 50 partite senza segnare Locatelli ragazzi. Chi ci è voluto per farlo segnare? Krunic. Poi il raddoppio di marcatura efficace, Miretti vince questo duello. Vlahović sinistro. Mirante. Riflesso super per Mirante. Riflesso super. Ma che cazzo? La tirata centrale. Ma che riflesso super. È arrabbiatissimo Allegri in generale. Florenzi. Praticamente sta entrando. Sta partita durasse 40 giorni, finirebbe così. Io non c'ho parole. Un tiro in porta dopo 5 minuti fatto. Del resto 0-0. Florenzi, bella la cagata ragazzi, non c'ho parole. Ma basta! Basta! Non ci meritiamo sta merda qui. Non ce la meritiamo. Per Musah. Fermo a terra. Cambiasso, vai, fai 2-0. Vlahović, doppio miracolo di Mirante. E non so con che voglia tu l'abbia parata questa palla. Io fossi stato te l'avrei lasciata entrare apposta, guarda. Per la squadra di merda in cui giochi. Chi è che non si muove più ragazzi? C'è pari Brahimovic e l'ultima partita, è incredibile. Dai, vai, fischia alla fine, forza, forza. Forza! Cambiasso, la palla rimane lì. Palla allontanata, finisce qua, dai.